Ciao a tutti, io sono Sofia e mio contro te. Sono molto molto arrabbiata. Lui praticamente ha perso la memoria. Ok, va bene, lo sto aiutando a recuperarla. Ma sapete cosa è successo? Praticamente lui si sta ricordando di tutti i nostri amici tranne che di me. Come fanno a ricordarsi di Sofì? Noi siamo lui e Sofì. Non puoi non ricordarti di me. Ma oggi mi sente, gli farò tornare la memoria. Andiamo. Ok, mettiamo gli ingredienti. Allora mettiamo questo. Poi dobbiamo mettere le uova, la farina, anche un po' di bacche così. Ehi, che combini di bello? Ehi, sto giocando a Me Contro Te World. Ah, ti ricordi il gioco dei Me Contro Te? Aspetta, tu mi ricordi il tuo nome? Che l'ho dimenticato. Romeo. Piacere lui. Piacere Romeo. Stai giocando a un videogioco? Sì, lo vuoi provare? Dobbiamo aiutare Pongo. Dai, aiuta Pongo. Pongo. Di Pongo mi ricordo, ma di questo gioco sinceramente no. Aspetta, Me Contro Te World hai detto? Sì. Beh, Me Contro Te è il nome di tutto quello che c'è qui dentro, quindi avrà a che fare anche questo con me. Esatto, esatto. Sì? Quindi secondo i miei calcoli vuol dire che te sei una persona che sta giocando a un videogioco nel telefono. Però sto giocando. Romeo, hai avuto un'ottima idea. Ti ricordi? Guarda, qui bisogna aiutare Pongo a fare le torte. E poi ci sono tante altre cose da fare in quest'app. Per esempio aiutare me col mio centro estetico, oppure aiutare Kira al negozio di animali. Così. Beh, carino. Devo ammettere, questo gioco è veramente divertente. E poi c'è la giungla. Sì, esatto. Qui praticamente siamo nella giungla. Ognuno può costruire il proprio villaggio e può arricchirlo come vuole. Wow, ma è bellissimo. Me Contro Te World, il nostro gioco. Ora mi sono ricordato. E tu sei Romeo. Sì. Grande Romeo, che bello. Sono molto felice che ti sei ricordato. E ora che ci penso, mi ricordo anche della botta che mi avete fatto prendere in testa perché non mi volevate aiutare per fare lo scherzo alle ragazze. Forse no, questo ti ricordi male adesso. Mi sa che mi stanno chiamando. Sì, Mumu, arrivo, sì. Certo, arrivo, ciao. Ok, vabbè, rimarrò a giocare al videogioco. Lui però adesso basta, abbiamo un problema, lo capisci o non lo capisci? Cioè tutti hanno fatto qualcosa per farti ricordare chi sono. Ma io? Sono Sofì, cioè con me tu hai fatto tutte quelle cose che hai fatto con gli altri. Perché ti ricordi di Dora e non di me? Beh, mi dispiace, ma mi ricordo di tutti gli amici, ma non mi ricordo di te. Abbiamo fatto dei film, te li ricordi? No, cioè mi ricordo di Pongo. E anche adesso del signoresse, di Perfidia, della signora Marisa, di Chicco, Tara, Ajar, Khan. Di tutti, ti ricorda di tutti tranne che di me. Ti ricordi dei viaggi che abbiamo fatto insieme? Siamo stati a Dubai, ti ricordi che bel viaggio? Wow, eravamo nel deserto, ci siamo divertiti un sacco, ti ricordi? Sì, sì, mi ricordo che ero solo. Cioè mi ricordo che ero solo nel deserto. È stato molto divertente, una bella esperienza. Ti ricordi a Disneyland Paris almeno? Siamo andati 8 volte. E ti divertivi un sacco perché Disneyland Paris ti piace tantissimo. Camminavamo lunghe lunghe camminate, le attrazioni meravigliose, ed eri sempre accanto a me. Sai cosa succedeva a volte? Che io ti tenevo lo zaino quando tu facevi le attrazioni perché non potevi portarlo con te. Sinceramente no, non ricordo. Ti ricordi almeno dell'ultimo viaggio che abbiamo fatto, quello dell'anniversario? Sinceramente no. Sai che ti dico? Va bene, non ricordarti di me. Tanto io adesso vi farò un'altra vita. Addio, saluto, ciao, bye bye. Arrivederci. Aspetta, non vorrei mica dirgli che è tutto uno scherzo e tu sapevi già da prima che lei era Sofia e che noi non... Cosa? Ah. Cioè? No! È che Mumu ha perso la memoria pure. È proprio scemo. Quindi come si sente oggi, signorino? Benissimo. Scusa. Dico, e non so se lo sapete, non so se avete sentito questa grande notizia, se vi è arrivato, se avete letto già il giornale, perché magari tra pochissimo lo sapranno tutti. Come il giornale? Cosa è successo? Io? Sono single. Mi sono lasciata con lui, non si ricorda di me, si ricorda di tutti. Si ricorda anche della signora Marisa, di Pongo e di Cherie. E non si ricorda di me, vi rendete conto? Neanche dei nostri viaggi che abbiamo fatto insieme. Neanche dell'ultimo. E mi viene da piangere perché sinceramente non me lo aspettavo da lui. Cioè, ma vi rendete conto dopo tutto questo tempo? No, 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 qua c'è bisogno di una strategia. Dobbiamo trovare un modo. No, ragazze, veramente le ho provate tutte. Non c'è proprio nulla da fare, la situazione è disperata. Oh no. Quindi voi... Aspetta, fammi ricordare. Tu sei quello scemo di Mumu e tu sei Romeo il cascatino. Ma ragazzi, era tutto uno scherzo. Era ovvio che mi ricordassi di voi. Cioè, tu ci hai preso in giro per tutto questo tempo. Ma questo è uno scherzo nello scherzo. Già. Ma che cavolo, ve l'avevo detto che dovevo fare uno scherzo alle ragazze. E questo posso dire che è stato lo scherzo più epico di sempre.
come dicevamo. Sì, sì, abbiamo fatto lo scherzo. E io ti venero come il maestro degli scherzi supremi. Grande Louis, principe Louis, Louis di Abapua, sì. Il grande extremer degli scherzi epici, sì, sì. Oh padrone, cosa possiamo fare per te? Ok, forse stiamo un po' esagerando. Ah, ok, va bene, allora ci alziamo. Ok. Ragazzi, sono molto triste, vado un attimo di là a piangere. Ok, dobbiamo trovare una soluzione. Ovvero? Trovare un altro fidanzato. Potrei avere qualche conoscenza. Questa è una pessima idea. Non possiamo separare Sophie da lui. Sono la coppia perfetta. Sono destinata a stare per sempre. Forever and ever. C'è solo una cosa da fare. Sophie! Vieni subito qui. Dimmi. Lui si è ricordato di me? No. No, no. Tranquilla, tranquilla, respira. Respira con me. L'unica soluzione è riconquistarlo. Riconquistare lui? Eh sì. L'hai già fatto una volta, quindi perché non una seconda volta? Esatto. Hai ragione. Lui non si ricorda di me, ma perché non mi conosce. Magari se mi conoscesse si renderebbe conto di quanto sono simpatica. È bella, è gentile, è carina. Continuate, continuate. Grazie. Simpatica. No, non dovete, ragazze. Giallo, di rosa, olivizi, capelli, degli occhi, una bocca, un naso. Wow. Capelli. Avete assolutamente ragione. Diamo il via al piano. Riconquistare lui! Andiamo! Beh ragazzi, abbiamo letteralmente fatto lo scherzo più epico, penso, della storia. Cioè le ragazze sono sconvolte, ma soprattutto Sophie è sconvolta. Ma vi rendete conto di che scherzo gli abbiamo fatto? Ma certo, lei pensa che tu non ti ricordi più di lei. È bellissimo, è geniale. Fantastico. Sinceramente inizio ad avere un tantino di paura, perché sono sicuro che non appena scoprirà che tutto questo è uno scherzo mi ucciderà. No, veramente mi darà un colpo in testa che mi farà perdere la memoria. Sarebbe un problema se qualcuno glielo dicesse. Sophie! No, aspetta, aspetta, aspetta. Non possiamo già dirglielo adesso. Un attimo, dobbiamo organizzare il tutto, altrimenti è veramente mi fa fuori. No, 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 non possiamo permetterlo, non possiamo permetterlo. Dobbiamo trovare un modo carino per dirglielo. Ok. Sì, anche perché in realtà a me la memoria è tornata dal primo istante quando mi avete risvegliato che mi stavi per dare un bacio. Io realmente ero svenuto, ma poi la memoria ce l'ho sempre avuta e quindi per fortuna, ecco, lo scherzo ha funzionato. Riconquistare lui, riconquistare lui. Dovete sapere che quando l'ho conosciuto c'è stato un po' di tempo prima di conquistarlo, diciamo. Quindi adesso devo un po' vestirmi meglio, così che lo conquisto prima. Sì, tesoro, perché questo outfit è veramente torrendo, torrendo, bisogna cambiarlo. Sì, già, questa felpa era praticamente di lui. Sì? Questo? Wow! Perfetto. Tesoro, questo risalta i tuoi occhi, la barba, i tuoi capelli lunghissimi, molto appariscente. Assolutamente sì, secondo me con questo non potrà affatto non notarmi. Ti do una luce, cava. Ciao, è bellissimo. Ottimo, ottimo. Lo indosso subito. Forse c'è solo una soluzione ed è quella di dire la verità. Ma non possiamo dire la verità, se no hai capito, cioè Sophie lo non voglio neanche sentire quella parola. Già, sì, forse lo scherzo è andato avanti un po' troppo, ecco, sì. E quindi adesso siamo veramente nei guai. Accidenti. Oh no, stanno arrivando. Sono qua, sono qua. Accidenti. Io mi nascondo. Ma non puoi nasconderti. Alla più bella, alla più energica, intelligente, stupenderrima, Madame Sophie. Ops. Ciao a tutti, io sono Sophie. Sophie? Sì, proprio io. Scusate ragazzi, ma una domanda. Secondo voi come carattere devo essere questa corona? Secondo voi come carattere devo essere dolce o disinteressata? No, 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 devi snobbarlo. Snobbarli tutti quanti. Perché tu sei la più bella. Ok. E io sono la più bella. E non mi frega niente di lui. Proprio neanche lo conosco. E non lo voglio conoscere, perché sapete, io ho tantissimi ragazzi che mi vogliono. Sono sotto i miei piedi. Tanti pretendenti. Sono tutti i miei piedi che fanno la fila e indossano la scarpetta per venire al mio castello.
No, 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 no. Piacere, signorina Sophie. Io mi chiamo Louis. È un onore fare la sua conoscenza. Oh, io non mi presento così facilmente a tutti, però va bene, piacere, Sophie. Sa, è molto carina. È proprio una ragazza che non mi ricorda nessuno. Ecco, perché io ho perso la memoria. Non so, ho una storia molto particolare. Grazie a degli amici così ho perso la memoria. Però mi ricorda un po' una persona che conoscevo in un'altra vita, forse. Paris Hilton? Sì, me lo dicono in molti. Sa, ho il suo stesso stile. Più che Paris Hilton, è quella ragazza che ricorda, però aveva i capelli scuri. Con una conciatura tipo. E così, con i capelli lunghi, neri. E che non aveva, diciamo, uno stile così appariscente. Ecco, un po' più semplice. Cioè, ora tu ti ricordi di me? Cioè, prima non ti ricordavi. E ora che mi sono messa quasi tutta sistemata, abbiamo dovuto cercare un sacco di vestiti e sono dovuta entrare in queste scarpe che non mi venivano. Tu ti ricordi di me? Di te? Ma non mi stai dicendo che tu sei Sophie? Già, mi sono presentata, sono Sophie, te l'ho detto. Ti devo dire una cosa, ti devo dire una verità. Ti sei innamorato di me? Sì, lo so, mi hai visto così e sono irresistibile, lo sapevo, ce l'immaginavamo. In realtà, ecco. Lui, sei proprio sicuro? Sì, mi sa che è il momento di dirlo. Io, ecco. Aspetta, non vorrei mica dirgli che è tutto uno scherzo e tu sapevi già da prima che lei era Sophie e che noi... Cosa? Ah. Cioè? No! È che Mumu ha perso la memoria pure. È proprio scemo. Ha preso una botta in testa, ma quando era piccolo, non ora. Lui? Era un sacco di tempo che... La verità. La verità. La verità. La verità è che è tutto uno scherzo, Sophie, mi dispiace. Non credevo sfuggesse così tanto di mano. Cioè, io volevo farvi lo scherzo che mi ero dimenticato di voi, ma finiva lì. Solo che poi mi è sfuggito un po' di mano, ecco. E quindi sono fritto. Non sappiamo. Te la faccio perdere io la memoria, colpi di Marco. Ok, pace, time out. Vi chiedo assolutamente scusa. È che oggi pensavamo di farvi uno scherzo. Volevamo fare uno scherzo innocuo. E solo che poi mi è venuta in mente questa roba qua una volta che ero svenuto. Inizialmente ero veramente svenuto. Poi quando mi sono svegliato ho finto di perdere la memoria per creare questa specie di gioco. Ma sai cosa significa questo, lui? Ho capito tutto. Sai cosa significa? Cosa? Che presto arriverà la nostra vendetta. No! Siamo spacciati! Beh, ragazzi, se si vendicheranno, mi sa che ce lo meritiamo. E comunque speriamo che oggi siete riusciti a trovare un sorriso. Noi vi mandiamo un bacio, ci vediamo con il mio video. Ciao!